Raga, finalmente oggi vi posso svelare, dopo un bel po' di tempo, le nuove Sam Square e Jam Square. Partiamo subito con questo video di introduzione e poi arriveranno ovviamente i vlog dove vedrete queste due incredibili giornate di riding che sono appena finite qui a Santa Coloma di Farnese in Spagna. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Finalmente oggi posso parlarvi delle due nuove grosse novità di casa Focus, la Sam Square e la Jam Square. Bici che dal fuori possono sembrare molto molto simili, ma che al lato pratico sono estremamente differenti, sia nel montaggio che vedete qui. Sulla Sam Square abbiamo l'ammortizzatore a molla e sulla Jam abbiamo quello ad aria, ma soprattutto anche nell'utilizzo, perché dopo due giorni qui a Santa Coloma di Farnese, che ragazzi è un posto incredibile per le bikes, guardate, gold incredibile, siamo qui all'hotel Massola, se non siete mai venuti in questa zona dovete venire per forza a farvi un giro, perché è praticamente un trail center perfetto per provare e godere con le e-bike, quindi venite. Ci hanno fatto divertire un sacco, quindi questa è la Sam Square e la Jam Square, sono state davvero due compagne di riding incredibile, molto diverse nella guida e nell'utilizzo, ma molto simili all'occhio. Partiamo con la Sam Square. Il telaio, come vedete, rispetto alla versione precedente è stato modificato pesantemente. Abbiamo introdotto lo schema Horst Link, quindi molto più semplice per risparmiare peso, circa 700-800 grammi, e dare spazio, mantenendo lo stesso peso della versione precedente più o meno, alla nuova batteria da 750 watt-ora di Bosch, quindi motore inclinato verso l'alto e batteria che parte bella bella qui in alto e arriva fino a livello del bottom bracket. Questa soluzione ha permesso appunto di avere la batteria che scende tanto e permette di mantenere il baricentro basso. Se vogliamo poi migliorare ancora di più il baricentro, possiamo andare a mettere una batteria con meno capacità e spostare gli attacchi, spostando giusto giusto queste due viti. Super easy anche andare a cambiare la batteria, perché basta sganciare qui sotto un gancetto in gomma, in un secondo si sfila tutto il sistema per andare a ricaricarla o tenerla al caldo in inverno, quindi super super easy. La linea, nonostante tra virgolette, ve lo ricordo sempre, il telaio in alluminio è davvero molto molto bella. Sapete che ho un debole per i telai in carbonio, ma questa Sam Square e questa Jam Square mi piacciono davvero tantissimo, perché nella semplicità c'è il loro fascino, la loro bellezza. E la prima cosa che appunto notiamo in questo nuovo schema è il fatto di avere l'ammortizzatore messo di traverso orizzontale. Questo perché? Per dare spazio a un portaborraccia e poter alloggiare una borraccia fino a 700 cc di volume. Super comodo e super pratico, perché oltre alla borraccia possiamo anche mettere un power extender. Chi lo sa, me l'hanno detto, ma non è ancora ufficiale, quindi lascio questa porta aperta ad interpretazioni. Come vedete c'è anche una piccola borsetta per tenere tutti i nostri oggettini. Ma entrando un po' più a parlare della ciccia, dei discorsi seri, 170 di escursione all'anteriore, 160 al posteriore. Questa bici è pensata per lanciarsi in qualsiasi tipo di trail, cose super super nazzi, percorsi molto molto tecnici e difficili. E il telaio è testato con categoria 5, quindi possiamo andare in bike park senza nessun tipo di timore e lanciarci davvero in qualsiasi tipo di salto, drop e struttura senza nessuna paura di creare danni. La cosa che mi piace tantissimo di questo montaggio, che è il top di gamma della versione alluminio, la Sam sarà solo in alluminio, appunto è la 38 Factory con la cartuccia Grip 2 all'anteriore e il DHX al posteriore. All'opposto, questo super semplice, abbiamo solo la levetta di blocco e sblocco, il rebound qui e il precarico della molla. Super easy e super comodo, soprattutto perché se dobbiamo pedalare su asfalto blocchiamo. Su sentiero in salita l'ho tenuto sempre sbloccato, perché questo schema ha tantissimo supporto e la bici non si siede sul posteriore quando andiamo ad affrontare anche percorsi tecnici, e questo è molto molto bello. All'opposto, in discesa sullo spaccato, la bici è super confortevole, è davvero un cuscino e non cambierei mai il molla, anche perché parlando con i tecnici di casa Focus, questa bici è stata pensata per essere utilizzata con il molla. All'opposto, la Jam non è stata pensata per il molla, quindi non è consigliato dai costruttori.
potete montarlo, penso, ma ovviamente loro non lo consigliano perché dicono funziona meglio con l'aria. Io devo dire che mi sono divertito un botto ad utilizzarla con l'aria e mi sono trovato da Dio. Allo stesso modo con la Sam mi sono trovato a manetta con il molla, ma ve ne parlo a fine video. Altri numeri: è possibile variare l'angolo di sterzo? Passiamo da 64 gradi e mezzo a 63 gradi e mezzo con delle calotte che sono ruotabili di 180 gradi, quindi è possibile cambiare in un secondo l'angolo sterzo. Ci abbiamo messo davvero un secondo, l'abbiamo fatto sulla Gem quest'oggi, lo vedrete anche nel vlog. Qui invece l'ho utilizzata con la configurazione più steep, quindi 64 gradi e mezzo di sterzo, mi sono trovato comunque da Dio. Altre cose: angolo sella 77 gradi, quindi bello verticale, ma ormai lo abbiamo visto praticamente su ogni e-bike sul mercato. E il Bosch Performance X, che ormai conosciamo, che è davvero un trattorino, si sale praticamente ovunque e la potenza, la gestione e la gestione della batteria sono qualcosa, secondo me, di assurdo. E mi piace davvero tantissimo utilizzarlo. Qui abbiamo il Kiox con tutti i nostri bei dati, ma possiamo anche toglierlo e avere solamente il comandino qui a manubrio, molto molto figo e molto comodo. Il montaggio out of the box in questa versione, che è la top di gamma, è secondo me super oculato e perfetto, senza dover cambiare nulla. Come vi ho detto, 38 all'anteriore, DHX al posteriore, freni XT con dischi da 200, allo stesso modo deragliatore XT con 12 velocità, circhi D-Max di casa Mavic e gomme entrambe Magic Mary 2.5. Anche questo, secondo me, all'inizio pensavo ci volesse qualcosa di un po' più scorrevole al posteriore, ma su questi trail molto molto morbidi, con questo fondo un po' smosso con la sabbia, si sono rivelate un'ottima scelta. Manubrio Race Face Atlas, che troviamo su entrambi i modelli, arriva con configurazione 800 mm di larghezza, la cambierei. L'unica cosa che vi posso dire che non mi è piaciuta tantissimo sono le manopole. Avrei preferito delle manopole un po' più sottili e questo me l'hanno confermato anche gli altri. Quindi se avete delle manine un po' piccole o come me vi piace girare con le manopole piccole, prima modifica, anzi unica modifica che farei a questo montaggio è questa. Prezzo 7.899 euro per questo montaggio, che secondo me, comparando ad altri prodotti che troviamo sul mercato, non è per niente male. Quattro modelli, questo è il top, ma ci sarà una versione limitata con il nuovissimo Performance CX Race, che salva un po' di peso. Peso che per questo modello è 26,5 kg. Come vi ho detto nei vlog, in realtà l'ho detto nei scorsi giorni, ma lo vedrete poi voi in futuro. Il peso non è trascurabile, ma vi posso assicurare che a livello di handling si guida a campiacere. Anch'io all'inizio, quando mi hanno letto i dati durante la presentazione del primo giorno, ero un po' titubante per quanto riguardava il peso di questi due modelli, ma parlando anche con gli altri media qui ci siamo davvero ricreduti, perché hanno fatto un lavorone sull'handling e le bici sono estremamente divertenti da guidare, soprattutto qui, e lo vedrete nei vlog, dove i trail non hanno un metro dritto e sono solo curve, appoggi, salti ed ogni cosa più figa che potete immaginare nella vostra vita. Passando invece alla Gem, bici molto più polivalente, molto più bilanciata, sia nel montaggio sia nella geometria e nell'escursione. 160 all'anteriore, 150 al posteriore, e qui appunto la scelta dell'ammo ad aria, perché con meno escursione l'aria lavora un po' meglio, perché è molto più progressiva rispetto al molla, che è molto più lineare. L'angolo sterzo si chiude un pelo, 65 gradi e mezzo in configurazione standard e 64 gradi e mezzo in configurazione più chiusa. Abbiamo anche qui tre modelli per la versione in alluminio e quattro modelli per la versione carbon, perché arriverà anche la versione carbon. Quindi abbiamo avuto una piccola anteprima, ma non l'abbiamo provata perché secondo me questa è la bici che andrà più di tutte, quella in alluminio. Stessa batteria, stesso motore, più o meno stesso montaggio. Qui abbiamo dei cerchi diversi perché abbiamo i DT Swiss H1900 rispetto ai Mavic che montati sulla Sam, e soprattutto abbiamo i freni, i nuovissimi DB8 di casa SRAM con l'olio minerale e non il DOT. Devo dire che non li abbiamo stressati molto in queste discese perché non abbiamo mai fatto delle full run e non c'è niente di molto molto ripido che dura parecchio, ma ci sono rivelati, devo dirvi la verità, molto buoni. Ottima potenza frenante, mi sarebbe piaciuto provarli con i nuovi dischi SRAM e non questi, che sono la versione precedente, che mi hanno detto frenare molto molto di più, la versione nuova ovviamente, e quindi vi farò sapere, perché se avrò la possibilità di provarli ancora mi piacerebbe andarli a stressare parecchio. Detto questo, vi ho fatto questa breve overview su questi nuovi modelli, tra l'altro guardate che Goldie assurda sta uscendo ora. Finiamo con il peso della Gem che vedete qui,
che è di 25 e mezzo, se non mi ricordo male, o 25,9, dovrebbe essere 25,9, il prezzo è un po' più basso, che è 7.399 euro per questo montaggio, che come vedete si differenzia anche per la forcella anteriore, che è una 36 Factory con cartuccio Grip 2, e all'ammortizzatore invece troviamo un Float X con configurazione EMTB. Per il resto, raga, la bici è praticamente identica, condivide ovviamente tante parti di telaio, che poi sono diverse perché la geometria è diversa e l'espulsione è diversa, ma la piattaforma è più o meno la stessa. Piccoli dettagli: abbiamo qui la porta USB-C e le bici arrivano con l'attacco manubrio Focus, che ha il passaggio cavi qui davanti che esce, ma l'abbiamo già visto nelle bici precedenti, così da non avere niente che esce dal telaio, ma tutto che esce da qui davanti. È possibile montare anche un attacco manubrio normale, basta togliere questo e mettere una placchetta qui sotto nella serie sterzo che fa uscire i cavi qui davanti. Insomma, si può fare tutto e potete modificare la bici come volete. Ultimi due minuti, vi parlo un po' delle differenze di utilizzo. Come vi ho detto, ma vedrete anche nei vlog se volete sapere un po' di più come ho vissuto queste due giornate, la SEM davvero schiaccia sassi, si può passare soprattutto, abbiamo fatto salti, pietraie, radici, insomma qualsiasi cosa senza nessun tipo di problema. Pensavo fosse molto più goffa e molto più pesantona nelle reazioni, e invece si è rivelata una bici molto molto divertente. Vi posso assicurare che a metà di questa giornata, di questa seconda giornata, mentre stavo utilizzando la Gem, ho dovuto pensare parecchio a quale avrei preferito prendere se mi fossi trovato nella situazione di doverne comprare una delle due. Alla fine penso che opterei per la Gem, perché è una bici più polivalente, e se devo pensarla sui sentieri di casa mia, dove giro abitualmente, la Gem sarebbe meglio secondo me, ma farei comunque la modifica di montargli una Fox 38 all'anteriore, quindi magari potrei pensare di prendere anche la SEM. All'opposto, la Gem si è rivelata molto molto più giocosa, più divertente, più leggera sull'anteriore, più bassa sull'anteriore, quindi ho dovuto lavorare un po' di più sulle pressioni per avere la bici e sentirla un po' più sostenuta e non avere quella sensazione di affondamento. E al posteriore, soprattutto in questi sentieri che hanno tanti tanti drop, tanti tanti atterraggi sul flat, secondo me il Float X è andato un pelo in crisi, ma ha lavorato comunque molto bene su tutte quelle piccole curvette o su quei piccoli saltini in cui bisogna leggermente poppare la bici, mentre invece con la SEM lasciamo tutto dritto per dritto e davvero colpiamo qualsiasi cosa senza nessun tipo di timore. A chi consiglierei la Gem? Sicuramente a chi vuole fare tanta strada, a chi vuole fare tante giornate in sella, tante ore in sella, e soprattutto vuole una bici pensata anche per percorsi meno incazzati, magari più flow, magari anche più alpini, più lenti, più tecnici, e quindi vuole godersi un po' di più la mountain bike con sensazioni più simili ad una bici normale, anche se ovviamente è molto molto distante da quella che può essere una bici normale, ma soprattutto a chi vuole magari fare dei percorsi tecnici in salita, come ci siamo divertiti a fare qui, dove ci sono un sacco di tagli sulle rocce, magari andando a mettere una gommettina un po' più scorrevole per fare più strada e consumare meno batteria, anche se la durata della batteria da 750 è davvero tanta. Mentre invece secondo me chi vuole fare qualche giornata in bike park e ha solo una bici, deve scegliere solo una bici, la SEM è sicuramente quello che consiglierei. Anche magari a chi comincia, che vuole già cominciare a spendere due soldini su una e-bike seria e vuole avere tanta sicurezza, tanto margine, avere una bici che è facile e è subito capibile e soprattutto appunto ci permette di affrontare qualsiasi percorso senza nessun timore, la SEM è quella che sceglierei. Detto questo, raga, spero di non avervi annoiato troppo con questo pippone tecnico. Vi lascio nei prossimi video ai vlog dove abbiamo utilizzato e ci siamo divertiti davvero come matti, davvero non potete capire quanto io sia contento di essere tornato qui a Santa Coloma con questi due modelli, e fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Andate a vedere qui sotto il link sul sito Focus, dove potete vedere tutta la gamma delle bici di casa Focus, non solo la SEM e la Gem, ma tutte le altre. Tra l'altro spero che presto Mark mi invierà la nuova SL, perché anche quella sono curioso di provarla, l'ho vista qui ed è una figata pazzesca. Detto questo, noi raga ci vediamo al prossimo video. Se è la prima volta che arrivate qui, iscrivetevi al canale, lasciate un commento, lasciate un like, e vi di nuovo invito a vedere i vlog che arriveranno nei prossimi giorni, perché sono assurdi e ci siamo divertiti troppo. Con questa Goldie vi saluto, ciao raga.